Sei giovane, curioso e avido di sapere? Ti piacciono i collegamenti scientifici, la tecnologia e pensi di avere l'istinto del ricercatore? Magari vorresti anche migliorare le tue finanze? Allora il concorso Giovani Ricercatori Cercansi, rivolto alle giovani aspiranti scienziate e scienziati dell'Euregio e del Cantone dei Grigioni, fa il caso tuo. Karin Amor, collaboratrice di Eurac Research, ha contribuito a ideare il concorso nato ormai 15 anni fa. Abbiamo deciso di concedere molto tempo alle studentesse e agli studenti partecipanti perché possano effettivamente presentare dei progetti di ricerca. Quello che ci interessa è avvicinarli ai metodi scientifici e al lavoro scientifico, e per far questo ci vuole tempo. Di conseguenza il concorso si svolge ogni 2 anni. Viene indetto in un dato anno scolastico e poi si segue il metodo usato in Germania per i concorsi. Per prima cosa ci si iscrive entro la fine di novembre, indicando i settori tematici, il titolo del progetto che si intende presentare e chi vi collabora. Ci sono 2 categorie, da un lato i progetti di ricerca classici, ad esempio colture di batteri allestite ed esaminate in laboratorio per poi presentare i risultati ottenuti, dall'altro lo sviluppo di prodotti in cui si lavora in modo creativo a quanto già esiste, magari creando qualcosa di nuovo, come potrebbe essere una nuova app. Il progetto messo a punto va quindi presentato alla fine di gennaio. Alla fine di gennaio riceviamo le relazioni scritte e a quel punto tocca ad una giuria territoriale, quindi una giuria per l'Alto Adige, una per il Tirolo, una per il Trentino e una per il Canton dei Grigioni, stabilire quale di questi partecipanti merita di essere mandato in finale. Nell'ambito del concorso Giovani Ricercatori Cercansi vengono incentivate la creatività, il lavoro autonomo e la responsabilità personale. Vi vogliamo presentare alcuni dei vincitori della passata edizione per illustrare quali progetti incontrano l'interesse e il favore della giuria. I ragazzi del Rainerum partecipano al concorso Giovani Ricercatori Cercansi dal lontano 2002, dalla prima edizione. Hanno presentato progetti in tutte le edizioni successive. Colpisce ogni volta la molteplicità e la diversità dei progetti presentati. La nostra applicazione Castle Viewer permette di esplorare i castelli sia dall'esterno che dall'interno ed è presente in 2 modalità, in modalità classica e in modalità VR, che necessita di questo visore e che permette di vedere tutti i castelli in realtà aumentata. La creatività di studentesse e studenti non conosce confini. I progetti presentati hanno spesso anche un'utilità pratica che talvolta viene recepita persino a livello economico. Ad esempio, il progetto A Piedi per Trento, realizzato da un gruppo di studenti trentini, presenta un vantaggio concreto per il cittadino sensibile al tema dell'ambiente. Questo concorso ci ha permesso per la prima volta di entrare a contatto con il mondo della ricerca e di avere la possibilità di utilizzare della tecnologia avanzata con la quale poi abbiamo creato il nostro prodotto. Il progetto con cui abbiamo deciso di partecipare all'ultima edizione di Giovani Ricercatori Cercansi si chiama Piedi per Trento. È un'applicazione che, dati 2 punti su una mappa, permette di trovare il percorso non il più breve, non il più veloce in termini di tempo, ma il percorso meno inquinato. E l'obiettivo sarebbe fornire agli sportivi o a chi gira e cammina tanto per la città la possibilità di respirare un'aria più salubre mentre si sposta tra 2 punti della città. Giovani Ricercatori Cercansi offre anche la possibilità di conoscere i concorrenti dei territori vicini e confrontarsi con loro, esattamente come succede anche nel mondo della ricerca grazie alla globalizzazione e alle reti internazionali. Il valore aggiunto quando si arriva in finale è certamente dato dalla possibilità di confrontarsi con colleghi di altri territori vicini. In passato, infatti, sono sorte anche delle belle amicizie. Di grande utilità anche il lavoro di Sara Brandl del Reitmann Gymnasium di Innsbruck, che nella 3ª edizione del concorso ha presentato un test per rilevare la presenza di alluminio nei cosmetici, ottenendo il 3° premio nella categoria ricerca. Mi sono occupata dell'uso di alluminio nei prodotti cosmetici, per l'esattezza nei deodoranti, perché proprio l'alluminio si sospetta sia cancerogeno e volevo dimostrarne la presenza usando prodotti chimici semplici come quelli usati a scuola. Anche per Sara la partecipazione al concorso ha rappresentato un momento importante nella carriera scolastica.
Certo, non posso che raccomandare ad altri questa esperienza, che è stata super. Internazionale perché ho conosciuto tante persone e utile anche per la lingua inglese dovendo fare una presentazione scientifica. Me ne rendo conto anche ora nei miei studi, visto che devo tenere molte relazioni in inglese. Come è uso in ambito scientifico, le finaliste e i finalisti del concorso devono presentare i loro progetti in inglese. Una giuria internazionale composta da 7 membri valuta i progetti per accertare le conoscenze specialistiche delle studentesse e degli studenti. Dopo un approfondito esame dei lavori si scelgono infine i progetti vincitori, destinatari di un premio in denaro messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, che può arrivare fino a 3.000 euro. La particolarità di questo concorso è quella di essere transfrontaliero e contribuire quindi al confronto e alla conoscenza reciproca, al di là dell'appartenenza nazionale tra Tirolo, Alto Adige, Trentino e Cantone dei Grigioni. La finale del concorso sovraregionale è tenuta a rotazione in uno dei 4 territori partecipanti. Dunque non mi resta che invitare vivamente tutti a partecipare, perché ne vale la pena e ci si diverte. Vedrete come funziona il mondo della scienza e, se sarete fortunati, vincerete splendidi premi.